Lo conosciamo. Allora, noi di LSD facciamo questa ricerca tutti gli anni sullo stato della professione e i dati che emergono, li ha raccontati brevemente anche Michele prima, sono abbastanza gravi. I contrattualizzati sono meno dei 16.000, perché quello è un dato oramai vecchio, il nuovo dato sarà inferiore, e quindi la maggior parte dei giornalisti non è articolo 1 e quindi ha una vita professionale molto diversa da quella che ci siamo raccontati per tanti anni. Raffaele Fiengo è uno dei fondatori di LSD, di questo piccolo osservatorio che studia il giornalismo, e ha messo a punto una piccola proposta che ora ci illustrerà per fare in modo che questa tendenza provare ad invertire questa tendenza utilizzando degli strumenti, e qui abbiamo uno dei rappresentanti dell'istituzione del mondo del giornalismo, come dire, che è qui a ragionare insieme a noi proprio di questa cosa e con cui poi parleremo e commenteremo la proposta che ora Raffaele ci illustra. Qualche tempo fa io, così fortunosamente, ho fatto una piccola intervista a Papa Giovanni XXIII, che tornava dal primo viaggio in treno. Era la stazione Trastevere a Roma, affacciata a un finestrino perché c'era il cambio, il treno era a vapore, pensate. E gli ho chiesto: ma che cos'è che l'ha impressionato di più? Non sapevo come rivolgermi a lui. Mi ha detto: le antenne televisive sui casolari dei contadini, perché era a Loreto. E l'ha detto e si è commosso mentre me lo diceva, e anche io un po', no? Vabbè. Perché ha spiegato perché per la prima volta i contadini erano collegati tra loro e con tutto il resto del paese e del mondo. Qualche tempo dopo, a Bruxelles, ho visto Al Gore commuoversi annunciando le conseguenze della rete, di internet, del web e tutto quanto. Diceva: ah, una donna di una tribù africana avrà la possibilità di avere il parere medico da illuminare di Londra sulla sua malattia. E si è commosso, e anche io, anche allora. E questa nuova cosa, per la verità, insomma, ci ha visto molto tutti i partecipi e speranzosi. Non abbiamo fatto a tempo però a dire: ah, ma allora tutti quanti dicevano tutte le informazioni, la conoscenza allargata, le democrazie finalmente arrivano, quando abbiamo rapidamente capito e visto, e lo stiamo facendo sempre di più, che quest'acqua che arriva dappertutto è inquinata, ma non poco, ma non per via delle fake news, che sono pochissimo influenti o niente, ma per un sistema complessivo di cose che a mano vengono fuori con una rapidità impressionante, perché cambiano ogni 5 minuti e ci fanno vedere qualche cosa che ha una conseguenza che sembra incontrollabile, incontrollabile totalmente. Allora, io sono andato a vedere, così, dopo un paio d'anni da aver chiuso un libro dove incominciavo a chiedermi qualche cosa, ma non avevo ancora, e ho detto: beh, mettiamo insieme dei fatti, perché ogni angolazione dei problemi che abbiamo sul terreno, si vede anche qua, apre una serie di problematiche. Ma facciamo come un salto, mentre si discute, facciamo un salto sulle conseguenze. Allora sono andato un po' a vedere nei dettagli le cose avvenute, quelle ordinarie che tutti sappiamo. La Brexit, per esempio, abbiamo visto lì subito che i giovani e le persone delle città non l'hanno votata. Poi abbiamo visto il ruolo dell'informazione distorta e arricchita, ma insomma abbiamo visto una cosa che ci ha sorpreso. La cosa di Trump lì per lì l'abbiamo presa come una forte anomalia. Poi ci guardo dentro un momento, perché le cose che tu scopri guardandoci dentro non sono
solo i 170 milioni di profili, che pare che questo abbia comprato, e l'uso di Twitter con i retweet in automatico, due volte al giorno, 28 milioni di follower, con un sistema complessivo che passa attraverso l'automatico e torna alle persone, e con una cosa che difficilmente sembra contrastabile, anche se in quel paese il giornalismo si è schierato. Il giornalismo si è schierato, abbiamo visto, diciamo, la frase famosa "Democracy dies in darkness", che Bezos col direttore Baron, lì, quello di Spotlight, hanno messo sotto il Washington Post, e tutto il giornalismo americano con le università, tutti quanti, si interrogano un po' e approfondiscono nelle sedi di ricerca, diciamo, dei fatti materiali che sono sempre più impressionanti. L'ultima che mi ha impressionato come conseguenza è quella che si chiama gerrymandering. Il gerrymandering prende il nome da questo Jerry, un personaggio del Massachusetts che si faceva il collegio elettorale a sua necessità. Il mandering è la salamandra, perché quello che viene fuori sulla carta geografica del collegio elettorale ha la forma così irregolare che usano il termine salamandra insieme con Jerry. Questa cosa qua che cos'è? Beh, è una cosa mica nuova, come le fake news mica sono nuove, nel 600 addirittura il bambino ebreo ucciso, mangiato quasi, perché dicevano che mangiava i bambini gli ebrei ammazzati, insomma non è una cosa nuova. Ma anche questa non è nuova, però adesso la capacità di profilazione, i big data di chi si mette lì, governatore di uno Stato, e organizza i collegi elettorali, altera profondamente il risultato elettorale. La questione poi così, sullo sfondo, voti popolari e elezioni, ma quello è legato anche al sistema. Ma qui proprio si disegnano i collegi, tant'è vero che la Corte degli Stati Uniti hanno sospeso i collegi elettorali di Pennsylvania e North Carolina giorni fa, ma siamo di notizie di questi giorni, perché alterano realmente. Allora, perché sto andando su questi punti materiali? Perché piano piano io vedo che, insomma, la formazione dell'opinione pubblica e il ruolo del giornalismo diventa evanescente, ma evanescente davvero, nel senso che ci sono fatti delle diverse occasioni che vai vedendo che te lo documentano in maniera curiosa. Perché allora abbiamo visto Brexit, Trump, poi Austria, nelle montagne vengono fuori delle spinte di tipo nazistoidi che poi si manifestano anche, che però cambiano il panorama di quel paese. Nelle città no. Ma anche, Iran e Turchia, se prendete e andate a vedere le zone della Turchia al voto, Erdogan nelle città ha perso, ha perso clamorosamente, a Smirna, Ankara, eccetera. Nelle montagne ha vinto, stravinto. Ma lì c'è Telegram e Instagram, ma non è Telegram e Instagram da soli, sono su questi l'uso di big data e l'uso di automatismi che camminano. E tant'è vero che per esempio in Iran il candidato vagamente riformatore rischia di perdere, perché lì nelle montagne hanno tutti votato per quel Raisi, come si chiama, Raisa. Questa cosa qua, diciamo, è una costante. Allora, una costante, uno gli viene a dire, ma insomma, è una vecchia storia, no? Città campagna, le aristocrazie al comando, le democrazie incompiute, conferma libri che stanno uscendo in tutto il mondo, e insomma la democrazia a che punto sta, non funziona, funziona, eccetera. Negli Stati Uniti il giornalismo, devo dire, è sceso in campo abbastanza in maniera netta, e qualche cosina si vede. Una cosa che ha stupito parecchi è che in Alabama ha vinto un democratico, quando tutti gli elementi materiali di questo tipo, perché la precedente elezione parziale aveva visto un capovolgimento di tutte le previsioni, perché c'era un candidato non di Trump, repubblicano ostile a lui, un candidato democratico bravissimo, sondaggi quasi favorevoli, e questa alla fine ha vinto Trump. Ma i meccanismi sono
un prevalere della combinazione big data, profilazioni e uso di questi agli usi pratici poi del governo dei paesi, con democrazia che insomma va per aria. Qualche cosa è uscito, perché in questo, nell'ultimo anno e mezzo, piano piano, delle informazioni anche un po' curiose. Per esempio, dice, ma allora questi big data come funzionano? Facilissimo, non so, la parola, le keywords, la parola carbon, in una certa area, Virginia, dove c'erano le miniere di carbone, chi ha comprato 170 milioni di profili fa presto a vedere, non so, 100.000 persone che nelle loro attività quotidiane, voi sapete che perfino le automobili emettono dati. Negli Stati Uniti ormai i fabbricanti automobili le fanno in modo che emettono i dati che vanno a infoltire il pacchetto, quello di cui avete parlato, no? Google, eccetera. È Google che sta facendo anche la banca dati del DNA, figuratevi che cosa viene fuori alla fine, no? Allora, questa, diciamo, situazione con la keyword carbon, tu vai sui 100.000, quelli lì che hanno evidentemente il problema delle fabbriche di carbone, gli mandi il messaggio, no? Correlato alla cosa, che riapriamo le fabbriche di carbone, e secondo gli studi lì a Boston, eccetera, il 90% delle situazioni si risolve nel voto degli incerti, perché poi con queste profilazioni tu sai pure chi sono gli incerti, sai tutto e intervieni su questo. Allora, una cosa che mi ha stupito, che Rajoy, come si chiama il presidente lì per la cosa della Catalogna, il presidente a Madrid, ha detto nell'intervista Repubblica che solo il 3% di tutti i post sulla questione della Catalogna erano di persone fisiche, gli altri erano tutti sistemi automatici. Allora, io non lo so se lui è credibile, però insomma un'affermazione abbastanza importante che corrisponde a tutto il resto. Questo fa vedere una situazione che insomma non sembra che possa essere contrastata, figuriamoci le polizie, gli stati. Uno strumento, diciamo, quello che storicamente nell'Ottocento, con la minore velocità delle interferenze, dei poteri che agiscono, eccetera, comunque ha riequilibrato, di cui abbiamo qualche residuo nelle città e tra le persone che hanno più fonti informative, più colte, di livello di istruzione, insomma, ha funzionato, e il giornalismo. Ahimè, il giornalismo. Il giornalismo però in che condizioni sta? Il giornalismo nelle aziende dove ci sono questi 14.000 scarsi, mi pare che siano, no? I contrattualizzati, e io dico che è una situazione ancillare. Vi risparmio per l'economia della giornata le cose che negli ultimi due anni ho fatto anche con laboratori, con gli studenti a Padova, eccetera. È sicuro che il giornalismo non è primario nelle imprese giornalistiche più. Questo è solo un dato di fatto, non sono neanche polemico. Non so, il marketing arriva a dire nei periodici che parole bisogna usare nei testi dove non c'entra niente la pubblicità e altro, perché quelle parole gli interessano. No, questo per farvi capire a che punto siamo. La notiziabilità nuova, che non è una cosa peccaminosa, però è un fatto indotto da ragioni non, diciamo, dei criteri giornalistici primari, quella che ha portato fitness, moda fino alle cinghie, le pagine dei grandi giornali il venerdì e il sabato, e che tutti questi supplementi, quelli che ha portato molto denaro sull'Expo, dirottando i temi dell'Expo che prima della manifestazione erano giornalistici sui contenuti durante la manifestazione. Io ho intervistato i giornalisti che l'hanno fatto e mi hanno detto: è così. Sono diventati testi sull'evento, mentre prima erano testi, diciamo, sul merito delle tematiche dell'Expo. Allora, tutta questa cosa qua compara. Non parliamo poi del rapporto nei giornali con i social network, dove Outbrain e similari, voi sapete come funzionano, sono strumenti con i quali
ottimamente si riesce a sapere le persone che cosa, come reagiscono a qualunque articolo in qualunque momento, se è visto da un iPhone, se è visto da un computer, da un telefono, da qualunque, quanto tempo, a che ora. Guardate che, diciamo, il monitoraggio è tale che poi in automatico, salvo i primi 2 o 3 notizie delle edizioni online, tutte le altre subiscono un trattamento in automatico, per cui vengono tolte se non raggiungono un certo numero di click, che fanno scattare la pubblicità. Gli editori non fanno la cosa più naturale, sarebbe quella di avere un giornalista che dà un'occhiata, no, accanto a questa grande tecnica capace di monitorare lo stato d'animo e il senso comune corrente, che però, guardate, è quello del bar. Senso comune corrente non è il giornalismo, anzi è il giornalismo che abdica la propria funzione. L'esempio più clamoroso è quello di Srebrenica all'epoca, quando 8.000 morti, ma il giornalismo di tutto il mondo subordinato all'Auditel, che ogni volta che compariva l'ex Jugoslavia, Rossella alla riunione diceva taglia taglia, per cui quando c'erano gli 8.000 morti, unica guerra d'Europa, una cosa che, insomma, la cui enormità non è in discussione, se voi andate a prendervi in emeroteca le cose di allora, vedete che era quasi che non esistevano quasi. Anche l'ANSA. Allora, questa situazione qua, quindi, vede, primo problema quello che c'è nei giornali, che è una cosa che qualcuno dovrebbe prendere un po' in mano. I giornalisti, quelli di 14.000, hanno bisogno di essere un pochino più presenti a se stessi, perché quando io vedo la campagna, che questo l'ho raccontato più volte perché me ne ho fatto un piccolo cruccio, la campagna della Turchia, ma come, noi facciamo la manifestazione per la libertà di 150 giornalisti della Turchia, poi c'è una campagna pubblicitaria europea su tutti i media in cui i turchi, per ragioni commerciali, è anche bello che diciamo che sono civili turchi, benissimo, ma poi con anche i grandi testimonial Toyota, Colau per Vodafone, paginate intere, e nessun giornale che vada a fare un'intervista a Colau a dirgli scusate, ma il problema del giornalismo lì esiste, non esiste, lei che ne pensa? Io non dico di non prendere le pagine di pubblicità, ma il giornalismo, anche dove è in parte protetto dalla situazione contrattuale, dal fatto che è regolare, non ha, diciamo, è asservito, se vogliamo usare la vera parola, di fatto. Arriviamo alla proposta. Allora, io dico che in attesa di tutto quanto, di chiarire tutto quanto, una cosa da fare con assoluta urgenza, e non per ragioni di solidarietà o per ragioni, chiamiamole, o sociali o di sensibilità solidale, non lo so, ma perché è legata con il funzionamento della democrazia, semplicemente, è quello di coinvolgere nella responsabilità e nella tutela tutti coloro che fanno giornalismo in qualsiasi maniera, che sono tra i 10.000 e i 15.000, mi dicono. Questi signori qua, che sono dei giornalisti, a buon diritto, è anche un fatto di legalità, devono essere, se vogliono, accolti. Io definisco questa con così una frase, giornalista per adesione. Secondo me noi non possiamo aspettare che la Commissione per il cambio dell'accesso mi metta a posto le cose, ci metteranno 8 anni. Io ho proposto anni fa, insieme con altri, dall'Università di Padova, il Freedom of Information Act, 8 anni per avere una cosa che ancora non funziona. C'è, ma non funziona. Quindi noi dobbiamo agire immediatamente, guardate, è urgente, forse anche troppo tardi. Noi dobbiamo chiedere se queste persone che vivono di giornalismo, che hanno una radio in un piccolo centro o fanno parte di queste 100 realtà che non sono neanche monitorate, come ci ha raccontato
poc'anzi lui, possano dire: io aderisco alle regole, alle carte, a quello che è dell'ordine in modo solenne e responsabile. L'ordine da parte sua fa un elenco speciale, garantisce un'effettiva tutela sul terreno se loro, in virtù di questo, anziché rispondere come influencer, come piccola pubblicità locale, marketing, piccoli poteri, prendono l'orgoglio della professione. Guardate che non è una cosa strabiliante e rivoluzionaria, perché una persona che vuol fare il giornalista e si mette a farlo e fatica a viverci, quello lì, se tu gli dai l'occasione di farlo con la dignità della professione giornalista, come il medico è contento, è felice, perché è un uomo. Io non lo so, non credo di essere un buonista, io sono un freddo analista delle cose, è così. Se tu gli dai la possibilità, certo, lo fai anche iscrivere all'INPGI, perché no? Nessuno pensi, perché qualcuno mi dice: ah, ma tu allora vuoi sostituire l'ordine col modello francese, perché in Francia voi sapete come si diventa giornalisti, c'è una ricognizione, una commissione, tu finché fai, vivi di giornalismo al 50% del tuo reddito, ti danno un tesserino, sei giornalista, c'hai tutte le tutele. Io non dico di eliminare, diciamo, la struttura, lungi da me questa idea qua, però incominciamo a fare un discorso di questo tipo. E siccome mi sono preoccupato che questa cosa avesse una sua forza anche di diritto, sono andato a vedere una cosa del passato che mi ha riempito di orgoglio. Sono andato a vedere e ho scoperto una cosa del 1956 che mi capita sotto in una maniera così bella che ve la devo rapidamente dire. Danilo Dolci nel 1956, la mattina all'alba del 2 febbraio, se ne andò con 150 edili disoccupati a rifare una strada della fuori Partinico, che era lì che era infangata, impossibilitata a essere percorsa, per cui insomma lui ha detto: l'articolo 4 della Costituzione dice che il lavoro è un diritto e anche un dovere, più dovere di questo verso la comunità che non c'è la strada che funziona, io vado e lo faccio. C'era il governo D'Ambroni e lui fu arrestato poco dopo l'alba insieme con altri, si fece 2 mesi di prigione. C'è un libricino della Sellerio intitolato In difesa dell'articolo 4 della Costituzione, e sapete, l'hanno difeso, però chi è sceso in campo è andato a Partinico al processo? Piero Calamandrei, e c'è un testo bellissimo. Norberto Bobbio, Elio Vittorini, Carlo Levi, Lucio Lombardo Radice, Vittorio Corresio e Alberto Carocci, che è quello di Nuovi Argomenti, di Solari ad una volta, insomma, quindi personaggi di un calibro, i quali, poi io mi sono fatto un riscontro con mio fratello che fa l'avvocato dello Stato, per cui ovviamente è certo che c'è una piena legittimità giuridica di una cosa del genere, perché chi fa il giornalista nella realtà, questi 10.000, stanno facendo un lavoro per la comunità e fanno i giornalisti, e norme o non norme, fatte salvi tutta la contrattazione, le regole, eccetera, però se l'ordine ha il coraggio e la federazione della stampa e tutti gli organismi, l'INPGI sarà pure contenta, secondo me, di dire, peraltro i contributi costano pure meno dell'INPGI, non so se è ancora così, mi pare di sì, di dire: noi accogliamo in un elenco speciale questi, guardate che noi introduciamo un correttivo, perché qui le cose stanno prendendo una deriva. Io ogni tanto, quando vedo la gente a Piazza Venezia che esalta la guerra, l'Italia che entra in guerra, dico: ma come è potuto avvenire? Quando adesso vedo dei ragazzetti di 13 anni che vanno dietro alla svastica, dico: non può essere, c'è qualcosa nella comunicazione che non va bene. Il giornalismo deve essere di più nelle aziende giornalistiche, ma anche fuori, dove c'è davvero. Questa cosa qua che io sto proponendo non è una cosa campanaria, perché riflette, io ho fatto molti sondaggi prima di venirla a proporre a persone di tutta Italia, diciamo, che lavorano su questo, che hanno una passione che dura da anni. Beh, questo è un riscontro alla realtà reale, perché quella del giornalismo
non tutelato e non riconosciuto come tale, è una situazione reale. Allora noi dobbiamo avere il coraggio di fare questa cosa subito, nelle modalità, sì, ci saranno delle regole, non lo so quali possono essere, di controllo della veridicità delle cose, ma io dico, anche chi non ha un contratto di lavoro e che fa la radio in un piccolo centro deve aderire. I principi poi del giornalismo sono ben chiari. Certo, io non direi di fare riferimento generico alle carte, tiriamo fuori le cose materiali, non so, semplificandole anche, no? In una comunicazione, una cosa che a me è piaciuta molto leggere giorni fa sono le quattro parole che ha usato una scrittrice, Mary Hamilton, in un libro. Dice: è cruciale che il nostro, quello dove c'è il giornalismo, ma dove il reporting è clear, truthful, honest and consistent, chiaro, verosimile, perché quello era Montanelli, veridiero, onesto e consistente. Insomma, io penso che questa cosa qua abbia carattere d'urgenza. Guardate che non è nelle mie corde mai partecipare così in questi modi, non vado parlando in giro. Questa cosa qua corrisponde a un allarme, io ho un convincimento profondo. Noi siamo in una situazione e le elezioni italiane lo dimostreranno. Io non so se c'è Cambridge Analytica al lavoro pure qua. Guardate che Cambridge Analytica, se qualcuno riuscisse a fare un'inchiesta e raccontare come fanno, quello che ha raccontato la cosa di Carbon è uno che lavorava con loro e che ha fatto un outing parziale, che io l'ho letto da qualche parte, ce l'ho conservata. Guardate che noi siamo in una situazione che non è bella. Questo atto, questa azione, se viene fatta subito, può aprire un discorso anche economico. Queste persone sono valorizzate se hanno un riconoscimento di questo tipo, se decidono di porsi però nel ruolo effettivo del giornalista, sia pure in un elenco speciale, mentre la commissione poi si spera che faccia. Io ho tagliato via tutti gli appoggi di questo discorso, che erano molto consistenti, per un fatto di economia dei discorsi nostri, e quindi vi ringrazio. Thank you.